Prospettive molto positive, una delegazione che comunque attratta dalla strada del vino, possiamo definirla così. Ci siamo già incontrati il 21 marzo a Roma per i trentennali della Città del Vino. Loro fanno parte della rete internazionale delle Città del Vino. Pyeongchang è una delle più importanti città che produce vino in Corea del Sud. Sono e stanno nascendo delle relazioni importanti, intanto tra uomini, tra persone che rappresentano le istituzioni e dall'altro tra questo territorio, il loro territorio e quindi la nostra produzione, le loro produzioni. Per cui spero che tutto questo si possa presto tramutare anche in un avvicinamento sotto l'aspetto proprio turistico, di promozione dei reciproci territori. Vedremo di poter essere presenti in una delle fiere che la Corea del Sud organizza con tematiche legate al vino, ma che forse riusciremo anche a utilizzare per la promozione del sud-est della Sicilia e di Noto in particolare. In fiera da 2019, a quanto pare c'è già un paese. Ma continua il processo di internazionalizzazione, ormai quello intrapreso e che voglio portare a termine fino alla fine del mio mandato, ci sta dando grande soddisfazione, grande visibilità e ci sta facendo conoscere tanti meravigliosi paesi e tanta gente che con la loro storia, la loro tradizione, ci onora della loro presenza durante l'infiorata di Noto.